Ciao a tutti, io sono Bonf777 e benvenuti nel mio primissimo video. Ho deciso di inaugurare questo canale con una sorta di recensione di questo videogioco perché merita veramente di essere offeso ed insultato. Non pensavo ci potesse essere un gioco peggiore di ET e mi sbagliavo. Si tratta di Crazy Bus, gioco sviluppato per Sega Mega Drive o Sega Genesis, creato nel 2004. 2004. Mossa intelligentissima dei produttori, visto che il ciclo di vita del Mega Drive è finito nel 97. Il gioco consiste nel guidare un autobus lungo una strada dritta. Ma la cosa bella è che il gioco sta tutto nel premere il tasto avanti all'infinito, e il bus continuerà a viaggiare. Voi starete dicendo, sì, tutto qua? Sì. Noi andiamo a scegliere adesso uno dei tre bus disponibili, sceglierò il primo. Qui. Basta, il gioco è finito. Siamo arrivati alla fine. Si riparte da capo. E così all'infinito. Possiamo usare A per quello che credo sia un clacson. Possiamo usarlo in movimento e possiamo andare indietro. Questo è tutto quello che possiamo fare con questo gioco. Basta. Niente di più e niente di meno. Non c'è un minimo di storia. Anzi, forse sì. Sei un guidatore di bus. Guida un bus. Tutto qui. Ha una storia migliore, addirittura Monopoli. La grafica è orrenda. Ok che è un gioco per Mega Drive ed è abbastanza vecchio. Ma ogni gioco per Mega Drive è migliore di questo schifo. Il suono è una cosa assurda. Forse la peggior musica di un videogioco che ho mai sentito. È roba da voler desiderare di essere nato sordo. Probabilmente ora che sentirete questo, le vostre casse esploderanno e non sentirete nemmeno me per colpa del sangue che vi uscirà dalle orecchie. Il gameplay di questo gioco è divertente ed emozionante tanto quanto aprire un frigorifero e rimanere lì ad osservarlo. Se avrete lo stesso coraggio che ho avuto io, vi consiglio di provare voi stessi questo gioco, ovviamente dopo aver messo muto alle casse, per provare e vedere quanto questo gioco sia triste e insensato.